provoca la causa dell'altro. E in questo senso io vorrei andare avanti proprio presentando Diego Fusaro in questo momento. Quindi, Diego, se vuoi venire. Difficile da decifrare, che cosa intendiamo dire quando parliamo di balcanizzazione in riferimento alla globalizzazione, in che senso si può parlare di balcanizzazione. In estrema sintesi io ritengo che sia racchiuso qui il senso paradossale dei processi della globalizzazione, i cui movimenti fondamentali sono caratterizzati per un verso da un'omologazione uniformante che neutralizza tutte le differenze e che include il mondo intero nell'unico modello livellato, secondo quella che il filosofo Martin Heidegger chiamava Einförmigkeit, la uniformazione. La globalizzazione, lo sappiamo molto bene, sta imponendo su scala planetaria un unico modello di consumo, di esistenza, di produzione, di pensiero. Un unico modello che è coerente con la metafisica della tecnica, che pensa l'essente come disponibile per la produzione e per il consumo. La globalizzazione è quindi anzitutto un fenomeno metafisico da questo punto di vista. Ma al tempo stesso, insieme, in maniera convergente rispetto a questo processo, se ne sta verificando un altro, che chiede di essere interpretato in connessione con il suddetto fenomeno della mondializzazione. Ed è un evento di polverizzazione di ogni unità, di neutralizzazione dei centri politici, culturali, identitari che fino a prima dell'89 in qualche misura esistevano e che costituivano il baricentro, possiamo dire così, di un mondo multipolare. Cosicché la globalizzazione procede per un verso uniformando il pianeta e per un altro verso neutralizzando le unità politiche e culturali e facendo prevalere una sorta di caotica proliferazione di disordini, di conflitti, di perdita di identità e di centro politico. La balcanizzazione, come suggerisce il nome stesso, riguarda un fenomeno che ha a che vedere essenzialmente con l'area balcanica, che caratterizza storicamente l'area balcanica e che soprattutto dopo la data epocale del 1989 è esploso in tutta la sua forza dirompente. Sappiamo che la vicenda legata ai paesi dell'area balcanica consiste essenzialmente in una polverizzazione della loro unità, quale si è venuta sviluppando e dipanando dopo l'89 con le guerre che endemicamente hanno caratterizzato quelle aree e che trovano in qualche misura in quelle aree un paradigma di riferimento per quello che sta avvenendo su scala globale. La globalizzazione è, da un certo punto di vista, una balcanizzazione che si sta diffondendo senza confini. Per balcanizzazione quindi dobbiamo anzitutto intendere, propongo questo approccio ermeneutico, una distruzione delle unità, una frammentazione dispersiva che annienta ciò che un tempo era unito e al tempo stesso unisce omologando ciò che un tempo era diviso. Questo è il movimento fondamentale della globalizzazione, che dissolve nel modello unico i plurali e al tempo stesso fa esplodere le unità. L'area balcanica ha subito esattamente questa metamorfosi dopo l'89. Era una realtà in certa misura, certo plurale si dice, attraversata da differenze, da pluralità, ma che dopo l'89 ha smarrito quella che in fondo era la sua unità di fondo politica, quella che faceva sì che in quell'area, al di là delle differenze, ci si sentisse parte del mondo balcanico, ci si sentisse parte di un mondo politico certo denso di contraddizioni, ma in sé unitario, che poteva contare per ciò stesso nei processi della politica mondiale. La Jugoslavia, la ex Jugoslavia, con tutto il gravame di contraddizioni che l'attraversava, era pur sempre una potenza mondiale, unificata, in grado di incidere a suo modo nella realtà politica del mondo.
dopo l'89 si è neutralizzata quell'area come? Secondo esattamente questo duplice movimento di globalizzazione, ossia di inclusione neutralizzante. La globalizzazione procede sempre includendo e al tempo stesso neutralizzando le specificità dei popoli, delle culture, delle tradizioni, ma poi al tempo stesso si è disgregato il modello unitario che faceva sì che l'area balcanica avesse un peso specifico e potesse porsi come polo di resistenza anche nel mondo multipolare. Dopo l'89 l'area balcanica tende a essere sussunta sotto il capitale, direbbe Marx, tende a essere globalizzata e al tempo stesso si neutralizza la sua unità e riesplode babelicamente in una pluralità caotica di forme conflittuali fra loro, da Sarajevo fino a Belgrado nel 99, fino alle vicende recenti, di cui cercherò di dirvi alcune cose. Questa in prima approssimazione potrebbe intendersi la balcanizzazione. Beh, insomma, che dire, cominciamo bene. È difficile a volte pensare perché uno della mia età trova un'amicizia immediatamente tangibile con uno come Diego Fusaro, che è più giovane, ma riesce soprattutto a formulare pensiero, a formulare idee. Lui ha avuto una bellissima cosa che mi ha colpito fin dal primo momento che l'ho conosciuto. Ha parlato dell'89. Io nell'89 ero in divisa in Germania e lavoravo per la NATO. Non vi dico in che modo, in che forma, sono filmato, ormai lo vedono tutti, posso anche dirlo, ma non lo dirò. Percorsi diversi, però scoprire in lui, giovane, la consapevolezza e la capacità di dare il senso a ciò che io ho vissuto, per me è stato un momento di grande importanza. Giustamente lui dice, l'89 ha creato una situazione, ha creato un enorme vuoto di potere. Il crollo dell'impero sovietico noi non possiamo considerarlo come una frase a sé stante, così, che finisce lì. È stato un dilemma come può essere un cancro dei peggiori che può avere un corpo umano, non può uscirne fuori uguale a prima. Invece noi continuiamo a ostinarci a sembrare uguale a prima. Tutta l'Europa continua a ostinarsi, anzi ha inventato degli stratagemmi, la stessa Europa è uno stratagemma per non differenziarsi dalla realtà dei fatti. Il crollo nell'89 dell'Unione Sovietica è stata una cosa devastante e lo stiamo riscontrando oggi, come nel bilancio magari di migliaia di imprenditori che si sono tolti la vita, nell'indifferenza di tutti. La balcanizzazione è l'indifferenza verso migliaia di imprenditori che si tolgono la vita, di mamme che si buttano dal quinto piano con i figli in braccio perché non ce la fanno più a pagare le bollette. Questa è la balcanizzazione. E tutto passa in predicato, tutto si scioglie nel quotidiano, nello scorrere di una vita finta. L'89. L'89 è stato un voto di potere enorme per l'Europa. La Jugoslavia, che era un paese particolarmente coeso da una dittatura idealista come quella titina, ha maggiormente portato a galla quella melma, quel fango che soprattutto d'estate viene a galla nei fossi quando l'ammoniaca si accumula sul fondo. Una melma fatta di reminiscenze storiche che risalgono a 600 anni fa. Siamo capaci anche noi italiani a parlare di questo. E qui mi fermo. Andremo avanti. Cambio bottiglia. Agli incroci la gente corre rannicchiata. Se non avessero il collo, le spalle si attaccherebbero l'una all'altra. Tutte le vetrine dei negozi sono rotte, i negozi invece sono aperti, ma non funzionano, perché non c'è né merce né commessi. Sono in due botteghe, si vedono ancora bustine di pepe e libri per bambini. Il pane viene venduto direttamente dai camion. Non è lo stesso pane. Il prezzo è rimasto lo stesso, ma il pane è la metà.
Se uno la mattina racconta che a un passaggio pedonale ha evitato miracolosamente un cecchino, quel giorno tutti evitano lo stesso incrocio. Prima o dopo spareranno. Le strade a senso unico sono diventate strade a tre sensi, oltre ai due normali c'è quello verticale, se salti su una granata. Molti lo vengono a sapere quando ormai è troppo tardi. La famosa domanda dei belgradesi è: chi butta le bombe sulla città? Chi? Non riescono a credere che lo facciano i loro fratelli serbi. I fedeli devoti credono solo nelle cose evidentemente incredibili, come per esempio che i musulmani abbiano sparato contro se stessi. Un milione di granate. Ed è chiaramente impossibile, perché all'inizio della guerra un milione di granate le avevano solo i serbi. I belgradesi non amano la matematica, non la trovano una scienza troppo. La trovano una scienza troppo astratta. Dalle parole che avete testé sentito emerge una delle cifre della balcanizzazione, che è essenzialmente questa dinamica per cui la vita stessa nella sua normalità cessa di essere, la vita diventa qualcosa di costantemente in pericolo, l'eccezione diventa la regola, potremmo anche dire. La vicenda balcanica ce lo insegna magistralmente: condizioni che un tempo si presentavano come normali vengono sovvertite improvvisamente, scaturisce una condizione di pericolo costante. Ma non è questa forse la cifra anche degli odierni processi di globalizzazione che stanno anche balcanizzando l'Europa continentale, se vogliamo definirla così, l'Europa mediterranea, l'area in cui noi quotidianamente viviamo? In fondo il 1989 era stato vissuto in presa diretta come una promessa di felicità, di liberazione, di fuga e di esodo dagli angusti perimetri di un mondo intessuto di contraddizioni, di conflitti, ma poi soprattutto abitato da totalitarismi rossi e neri che rendevano la vita costantemente in pericolo. L'89 dunque era una promessa di emancipazione di tutti e per tutti, e invece si è puntualmente capovolto in una nuova forma, per quanto glamour essa possa presentarsi, di oppressione, di instabilità, di fuga verso l'omologazione. Uno degli aspetti che caratterizzavano la narrativa, oggi diremmo lo storytelling dominante nell'89, riguardava la fine del livellamento coatto delle esperienze dei totalitarismi rossi e neri. E invece puntualmente dopo l'89 stiamo assistendo quotidianamente a fughe di massa verso l'omologazione, verso l'indifferenziazione, verso quell'indifferenziazione che è intrinsecamente connessa con i processi stessi di globalizzazione, che stanno trasformando ovunque la realtà all'insegna del medesimo. La globalizzazione potrebbe anche essere intesa come l'ideologia del medesimo, vedere ovunque, sempre e solo, ciò che è conforme al modello del capitale, della forma merce, che raggiunge in tal guisa la sua dimensione speculativa. Il mondo intero diventa speculum, specchio nel quale si rispecchia la forma merce, e viene rimosso tutto ciò che non è coerente con questo modus. Ma accanto a questo, dicevo, la balcanizzazione genera una condizione di instabile esistenza, o se preferite una condizione di stabile instabilità, che si caratterizza in una formula che voglio qui citare, che viene utilizzata da un profeta del nostro tempo come Michel Foucault nei suoi corsi sulla nascita della biopolitica. Individuava la massima del neoliberismo in un'espressione: vivere pericolosamente. Vivere pericolosamente. Vivere pericolosamente è la cifra, potremmo dire, del nuovo modello globalizzato all'insegna del fanatismo del mercato, dove la vita stessa deve essere costantemente messa in pericolo, di modo che ci sia costantemente il rischio, quel rischio di impresa che è il verbo dominante nell'epoca del competitivismo e che deve diventare in qualche modo tale da innervare le nostre esistenze, che devono continuamente essere sottoposte al rischio. Deve essere decostruita ogni stabilità, ogni radicamento esistenziale degli individui, dei popoli e delle comunità.
vecchio mondo pre-1989, con tutte le sue contraddizioni, era per molti versi un mondo che si collocava sotto l'insegna della stabilità lavorativa, esistenziale, familiare, in forme che talvolta le teorie critiche avevano smascherato come unidimensionali, reificanti, ma che non di meno avevano come loro tratto paradigmatico la stabilità. Dopo l'89 la stabilità tende a esaurirsi, tende a sparire, a dissolversi nell'aria come un anello di fumo. Ecco, abbiamo due fenomeni oggi che forse ci aiutano a comprendere come la balcanizzazione stia sconvolgendo le nostre esistenze di europei. In primis la crisi economica, così viene continuamente richiamata, che corrisponde in verità, se analizzata controcorrente, a un paradigma governamentale, a un metodo di governo, diceva Foucault. Mediante la crisi si fa sì che le nostre esistenze siano costantemente in pericolo. Si fa in maniera che la situazione dell'eccezione divenga la normalità. Si fa in modo, cioè, questo è il punto nodale della crisi come paradigma governamentale, che quelle che sono chiaramente scelte politiche unidirezionali, nel senso del paradigma liberista, vengano invece vissute e percepite come necessità sistemiche che non consentono alternative. O si assume questa decisione, per quanto dolorosa essa sia, oppure vi è l'abisso. La crisi genera un sistema, potremmo dire, emergenziale, in forza del quale non c'è più una libera discussione democratica tra alternative che debbono essere sottoposte a dialogo socratico. C'è invece l'imporsi di una soluzione che non si pretende in sé giusta e buona, ma semplicemente vitale. È l'unica in grado di garantire la nostra sopravvivenza, sicché non deve essere discussa nei parlamenti, ma deve essere accettata silenziosamente, quand'anche costi in termini di sacrifici e magari anche di vite umane per taluni, le vite di scarto della mondializzazione, quelle che non sono ritenute all'altezza del regime della competitività. Bisogna seguire quella scelta perché è vitale. Un profeta del mondo neoliberista, forse il nume tutelare del paradigma neoliberista, von Hayek, disse in un suo scritto che occorreva definire il partito neoliberista, se così possiamo definirlo, the party of life, il partito della vita. Espressione curiosa questa, che richiamava nemmeno troppo implicitamente un'espressione che in un altro contesto aveva impiegato Nietzsche. Cos'è il partito della vita? È il partito che si presuppone essere l'unico in grado di garantire la sopravvivenza e la vita, con l'ovvia conseguenza per cui tutto ciò che non è interno al paradigma neoliberista è in quanto tale non in grado di garantire la sopravvivenza e la vita. Questo è un aspetto che caratterizza gli odierni processi di balcanizzazione. La crisi come emergenzialità costante che permette un'imposizione in forma anonima, silenziosa, invisibile, come se fosse una necessità sistemica che non consente alternative, di un paradigma che è squisitamente politico e che si dirige unidirezionalmente nel senso di un taglio alla spesa pubblica, di un taglio costante ai salari, di un abbassamento delle condizioni, di una distruzione delle imprese locali chiamate a essere competitive nel ritmo onniavvolgente della mondializzazione. Questo è un primo aspetto interessante da notare, la crisi come metodo governamentale che ci rende permanentemente insicuri nelle nostre esistenze, che balcanizza le nostre esistenze di popoli, di comunità e di individui. E la semplificazione? Lui la chiama crisi, l'ha citata molte volte come crisi, ma è la semplificazione. Un paese è più governabile, più facilmente governabile se è semplice. L'Italia aveva una grande complessità fino all'89, costruita penso in 40 anni di crescita, ma soprattutto anche di avventura industriale in ogni senso. C'era nell'89 una necessità di collimare, e non la chiamiamo crisi. Crisi è una bella parola, però va calibrata. Nel suo interno ha molti significati.
Nell'89 c'era la necessità di equilibrare il vuoto di potere politico e strategico con il vuoto di potere economico. Noi eravamo una minaccia per l'Europa perché avevamo una complessità, una poliedricità economica impressionante. Serviva una crisi endemica, cronica per l'Italia, e si è creata. I più grandi perdenti di questa guerra, dopo noi giovani che abbiamo perso i futuri 30 anni, sono i vecchi che hanno perso i 50 anni trascorsi. E per questo Pircic ha detto di andarsene via dalla città, in mongolfiera. Racconta Erodoto nelle storie che Pisistrato, per ottenere la tirannide, si fece percuotere pesantemente dalle sue guardie del corpo e poi si mostrò in pubblico con le ferite cagionate da quelle percosse e disse che la situazione era ormai invivibile nella città. E in quel modo ottenne la tirannide, gli fu assegnata la tirannide. Ora, potremmo dire, mutatis mutandis, che il paradigma del terrorismo oggi ripercorre una forma per molti versi analoga ed è da leggersi in maniera convergente rispetto alla cosiddetta crisi, che in realtà è un metodo di governo specifico a orientamento neoliberista. Il terrorismo è il modo con cui si genera, su un piano che non è quello propriamente economico, ma quello più immediatamente esistenziale, quotidiano, una situazione analoga a quel vivere pericolosamente che Foucault indicava come cifra della condizione neoliberale. Con il terrorismo oggi si genera lo scompiglio delle nostre esistenze, viene meno quella possibilità di essere in maniera sicura che caratterizzava il mondo prima del 1989. Da questo punto di vista il terrorismo, e non entriamo qui nello specifico quali siano i mandanti, quali responsabili, chi in concreto agisca su chi, ci limitiamo a dire che nella sua essenza il terrorismo è una funzione fondamentale del piano della globalizzazione. Il terrorismo genera una condizione di instabilità permanente, genera una condizione in forza della quale si destabilizzano le nostre esistenze. Mediante il paradigma del terrorismo, intanto, vengono rimosse linearmente quelle che erano libertà che fino a non molti decenni fa nessuno di noi avrebbe accettato di vedersi rimuovere. Subentra quello che potremmo definire un paradigma securitario. Per garantire sicurezza bisogna rimuovere quote di libertà. Fino a quanta libertà siete disposti a rinunziare perché vi sia garantita la sicurezza? E questo è il grande dilemma che ritorna nell'evo del terrorismo. Rimuovere la libertà per garantire la sicurezza. Dopo l'attentato alle Torri Gemelle questo paradigma si fa egemonico, Ma poi il terrorismo svolge anche un'altra funzione. Ci costringe a spostare lo sguardo rispetto alla contraddizione economica della globalizzazione, rispetto invece alla contraddizione del terrore, e di più genera una sorta di adesione da parte degli abitatori della cosmopoli americanocentrica, una sorta di adesione al mondo pur contraddittorio in cui vivono, vissuto soggettivamente come pur sempre preferibile rispetto a ciò che Occidente non è e che in quanto tale è assimilato con il terrorismo. In questo modo si genera una situazione di disponibilità, proprio come nel caso narrato da Erodoto, alla perdita delle proprie libertà di modo che ci sia qualcuno in grado di garantirci la sicurezza. Si genera una nuova forma del conflitto. Prima dell'89 il conflitto era chiaramente quello che individuava il nemico nel comunista. Dopo l'89 il nuovo nemico diventa il terrorista. Vi è sempre bisogno di un nemico in nome del quale organizzare il consenso, spostando l'attenzione rispetto al conflitto, spostando l'attenzione rispetto alle contraddizioni. Ce lo insegna molto bene anche Orwell in 1984. I due minuti di odio organizzato verso il nemico che nessuno ha mai visto, che compare come eidolon, come simulacro
nella società dello spettacolo. Pensate al famigerato Osama Bin Laden, che è, come dire, l'alter ego di quel Goldstein che troviamo in 1984, il nemico del popolo, il terrorista che trama le nostre spalle. Ecco, da questo punto di vista la balcanizzazione ha provocato anche questa situazione che era caratteristica del mondo balcanico, come assenza di stabilità generalizzata, come possibilità di saltare per aria letteralmente, come abbiamo letto, la terza corsia, quella che porta dalla terra al cielo, che ci fa compiere il viaggio verso la trascendenza senza ritorno, diventa in qualche modo una cifra anche del mondo occidentale, del mondo occidentale europeo. Le stragi di Parigi, le stragi che costantemente hanno caratterizzato il nostro tempo, le stragi di Nizza, di Berlino, tutte queste vicende di conflittualità latente che si manifestano, rivelano sempre lo stesso paradigma, generano insicurezza all'interno dell'Occidente e in qualche modo ci portano a condividere l'opinione secondo cui l'Occidente, pur con i suoi limiti, è preferibile rispetto a ciò che Occidente non è, che ancora una volta, secondo il modello tipico della crisi, bisogna rispettare l'ordine dominante senza scegliere liberamente, ma semplicemente accettandolo perché non si danno reali alternative. Portiamo indietro un attimo le lancette del nostro orologio, facciamo proprio un lavoro così, fisico, lentamente, quella dei minuti, quella delle ore, poi successivamente. E torniamo indietro, prima di tutto ciò che è successo dopo l'11 settembre. Domandiamoci cosa può avere trasmesso al mondo l'Europa quando il comandante Arkan sgozzava un'intera classe di 34 bambini in una mattina e il sabato successivo era in via Monte Napoleone con la futura moglie, bionda, stupenda, a fare acquisti. Questo l'ha denunciato, l'hanno denunciato molte persone, ma rimane sempre in quei sentieri. Poi l'hanno ammazzato in Belgio, gli hanno fatto fare una brutta fine invece per 10 anni dopo, però lui le porcherie sue le ha fatte. Noi eravamo in un vuoto di potere, c'era un governo che permetteva queste cose, avevamo le frontiere che erano dei colapasta come il Mediterraneo oggi. Forse è giusto che siano dei colapasta, le frontiere devono forse esserlo, ma non quando si dimostra di non saper governare la storia, perché la storia in qualche modo va governata e l'Europa in Bosnia ha dimostrato, l'Europa, quella dell'Erasmus, dei ragazzi che si spostano, che vanno a studiare, si muovono a destra e a sinistra credendo nel loro futuro, in un futuro falso, l'Europa ha dimostrato la sua debolezza, la sua incapacità di essere coesa in questo senso, se non i parametri finanziari. Senza dubbio. Quindi questo è la balcanizzazione. Questi popoli a un certo punto hanno detto di sentirsi stretti e minacciati in uno stato dove i serbi godevano dei maggiori privilegi e ognuno ha voluto il suo proprio stato. I serbi hanno posto allora il problema dei confini. Portate via tutto ciò che è vostro. Ma noi non vi daremo la nostra terra. A questo punto i musulmani hanno detto che senza questa terra il loro stato era troppo piccolo. I serbi sono in maggioranza e hanno l'esercito, le armi, i quadri, mentre i musulmani piangono come il bambino capriccioso che vuole prendere il giocattolo da quello più grande. E chiama la mamma in aiuto. E la madre è l'Europa, l'America, la conferenza islamica. I serbi distruggono, incendiano, razziano, violentano. Non so se vi ricordate quando ingravidavano le donne politicamente. Dicono di difendere la loro terra
e si impossessano di quelli altrui, proteggono il proprio popolo ma perseguitano gli altri. E in realtà questo lo fanno i singoli individui. Individui dello stesso stampo si trovano anche tra i musulmani. Tutti violentano, razziano, distruggono e incendiano dove possono e dove gli fa comodo. Questa è l'Italia di oggi. Una delle cifre della balcanizzazione, già l'abbiamo mostrato, è la dinamica di polverizzazione delle unità, di dispersione delle unità nel modello unico globalizzato, una tendenza che nei paesi balcanici ha avuto corso a partire dagli anni 90, come ricordavamo, e che oggi sembra prorompere anche nell'Europa di cui siamo abitatori, e in fondo di poco tempo fa la vicenda della Catalogna. Ed è di questi giorni la vicenda di aree del nostro paese, puntualmente quelle più ricche che vorrebbero la loro autonomia, la secessione dei ricchi potremmo chiamarla. È una tendenza dominante all'interno del paradigma della globalizzazione, per un verso uniformare il mondo intero e per un altro verso spezzare le unità politiche e culturali di modo che diventino aree che un tempo avevano un loro peso strategico puntualmente irrilevanti. La globalizzazione procede balcanizzando, creando caos generalizzato, spezzando le unità e insieme omologando il mondo intero. È un aspetto di cui bisogna avere contezza per comprendere i processi oggi in atto. Insieme, come mostrato dalla pagina testa eletta, fa affiorare il lato ambivalente dell'uomo occidentale contemporaneo, dell'uomo globalizzato. In fondo la globalizzazione potrebbe anche intendersi come un'americanizzazione del mondo, come un'esportazione, spesso in forme coercitive e violente, del modello dell'homo americanus, consumatore sradicato, che crede che sia universalizzabile il proprio modello particolare, senza avvedersi di quanto sia ideologica un'operazione di questo tipo. Ecco, l'uomo globalizzato oggi è, da un certo punto di vista, tuttaprima un essere incivilito, che fruisce di merci raffinate spesso, che passeggia civilmente per via Monte Napoleone e poi al tempo stesso ha in sé un carico enorme di violenza che si scarica nei modi prima evocati, dove appunto continuamente emerge questa natura non addomesticata dell'uomo contemporaneo. La balcanizzazione è anche questa coesistenza di tratti ambivalenti, potremmo dire, tratti ambivalenti. In fondo il capitalismo vince nella misura in cui, a differenza delle forme che hanno provato in passato a contrastarlo, fossero essere religioni della trascendenza, fossero essere forme politiche che hanno provato a contrapporsi al capitalismo, esso vince perché non ci chiede altro che di essere la parte peggiore di noi stessi. Il capitalismo vince perché non chiede di addomesticare la belva che è in noi, chiedendoci di essere virtuosi, parsimoniosi, altruisti. Vince perché ci chiede esattamente il contrario. Siate la parte peggiore di voi, non cercate altro. Avidità, concorrenza, spietatezza, il tutto naturalmente occultato dietro un discorso nobilitante sempre, che occulta la spietatezza di questi processi, chiama competitività il massacro del più debole a vantaggio del più forte, chiama libero mercato il libero cannibalismo, chiama ancora privatizzazione la rapace opera predatoria con cui i beni comuni racchiusi negli stati sovrani vengono presi da elite finanziarie sempre meno numerose, sempre più rapaci nella loro opera predatoria. Questo è il paradigma, ancora una volta, della balcanizzazione: provare a distruggere tutto ciò che di buono era stato prodotto dall'uomo antico, dall'uomo cristiano e financo dall'uomo borghese moderno. Essendo la borghesia una classe certamente interna al capitalismo e tale da avvantaggiarsi materialmente dei processi del capitalismo, ma era anche una classe portatrice di una sua coscienza infelice, di un suo mondo valoriale,
che spesso entrava in conflitto con il capitalismo stesso. Oggi il capitalismo sta neutralizzando, sta letteralmente annichilendo ogni soggettività che non sia interna al nuovo paradigma dell'homo globalis, che ha solo l'incoscienza felice dei processi della globalizzazione. È colui il quale sgozza il caso parossistico, sgozza esseri umani a Sarajevo e poi cammina placidamente facendo shopping per le vie di Milano. La globalizzazione genera questo paradigma, lo estende. La globalizzazione si basa, come subito dirò, sul trionfo di una violenza che è invisibile, se non altro nella misura in cui sempre più tende a rimuovere il momento dello sguardo tra la vittima e il carnefice. Questa è la forza della globalizzazione, ciò che la rende così suadente da un certo punto di vista e al tempo stesso così difficile da combattere. Come fai a combattere un nemico che non incontri mai? Come fai a fronteggiare un avversario che puntualmente si occulta, si nasconde e di cui non riesci nemmeno a mostrare la concreta responsabilità? E poi dobbiamo immaginarci una città con lo scotch alle finestre, perché non esplodono verso l'interno, dove le solette crollano, sono crollate, tutto è coperto dalla cenere e le uniche farfalle che volano sono i fogli di carta, quelli dove c'era scritta la storia e la cultura di un popolo. Un popolo che può andare a raccogliere le taniche dell'acqua una volta alla settimana. Stiamo parlando di un periodo in cui noi vivevamo esattamente come stiamo vivendo oggi e a 250 km in linea d'aria da qui si viveva in modo diverso. I camion con le taniche, attese da tanta gente, ripiegata su se stessa per offrire minor bersaglio ai cecchini, percorrono le strade del tram e tagliano in crocevia. Attraverso correndo il ponte e prendiamo posto in una delle quattro file per l'acqua. In realtà io sono l'unica a mettersi in fila. I maschi si siedono e fumano una sigaretta. Quando ci sono quattro file vuol dire che ci sono due fontane, due colonne per ogni fontana. In una colonna coloro che attendono il proprio turno, nell'altra coloro che vogliono intrufolarsi. A forza, da fuori. Accanto ad ogni fila di persone c'è una fila di mezzi di trasporto. La gente porta l'acqua sulle spalle in condizioni e contenitori assurdi, appesi ad aste di alluminio, improvvisate, tolte dagli zaini sportivi, o su basti inventati con delle botticelle appese. I recipienti con l'acqua vengono poi messi sui carretti, sulle carrozzine dei bambini, sulle carriole del muratore e su vecchi tricicli. È l'epoca di Erasmus. Osservo la gente in fila. Alcuni guardano avanti e in sé, in silenzio. Ancora non credono che tutto questo sia accaduto davvero, proprio a loro. Che alla fine del XX secolo, nel cuore di una grande città europea, si debba fare la fila per avere un po' d'acqua, da un tubo di gomma pieno di muffa e poter così riempire le taniche di plastica. Vi è un passaggio molto evocativo nella Repubblica di Platone in cui si racconta la vicenda mitica di Gige. Gige era un pastore della Lidia che per ventura sprofondò nel ventre della terra, racconta Platone, ove si impossessò fortuitamente di un anello che aveva delle virtù prodigiose. L'anello si è indossato con il castone rivolto verso
il volto rendeva invisibile chi lo portava. Gige dunque, da quel momento, entrato in possesso dell'anello, fruì immediatamente delle virtù prodigiose dell'anello stesso. Si rendeva invisibile e, garantito nell'impunità, commetteva le azioni più nefande. Rubava, uccideva, addirittura uccise il re, giacque con la moglie del re e divenne lui stesso il nuovo re. Ecco, la vicenda dell'anello di Gige viene evocata da Platone nella Repubblica per contrastare la tesi di Socrate, viene sviluppata da Polemarco all'interno della Repubblica, per contrastare la tesi di Socrate semplice, lineare, secondo cui se noi commettiamo il male lo facciamo non già perché lo scegliamo deliberatamente, ma semplicemente in ragione del fatto che ignoriamo cosa sia il bene e scambiamo per bene ciò che tale non è in realtà. Ecco, Polemarco all'argomento socratico obietta esattamente ricorrendo al mito di Gige. Noi non commettiamo il male semplicemente perché temiamo di incorrere nelle pene conseguenti. Se noi disponessimo come Gige di un anello in grado di renderci invisibili, ecco che allora, garantiti nella nostra impunità, commetteremmo il male. Socrate si avventurerà poi alla confutazione di questo argomento, ma non è questo che ci interessa in questa sede. Il mito dell'anello di Gige forse ci spiega come effettivamente sta sviluppandosi la globalizzazione, che procede mediante una forma di invisibilità della violenza. Chi dobbiamo ringraziare in concreto per le delocalizzazioni, per i demansionamenti e le desalarizzazioni, per le rimozioni coatte dei tagli della spesa pubblica? Chi dobbiamo ringraziare per scelte impopolari che peraltro nulla hanno di democratico, ma che costano poi concretissimamente nelle nostre vite e che puntualmente vengono legittimate mediante formule assolutorie, al tempo stesso spersonalizzanti e deresponsabilizzanti, le frasi preferite dei politici peraltro, come ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'Europa, bisogna avere i conti in ordine, non si può vivere al di sopra delle proprie possibilità. Ecco, accanto al mito dell'anello di Gige, che traggo dall'antichità, ve n'è uno invece squisitamente moderno, che può essere letto analogamente a quello di Gige come emblema dei processi dell'odierna mondializzazione. È il mito del mandarino cinese, che solitamente viene attribuito a Rousseau, ancorché nei testi di Rousseau non si rinvenga mai. Lo troviamo invece in Chateaubriand, il genio del cristianesimo. Il mito così, anzi, l'apologo sarebbe più opportuno dire, così si lascia condensare. Due amici discutono a Parigi su che cosa sia la giustizia e uno dei due domanda all'altro: ma se tu, premendo un pulsante qui a Parigi, potessi mandare a morte un mandarino cinese senza che egli e la sua famiglia se ne avvedessero e in cambio ottenendo infinite ricchezze, premeresti o no quel pulsante? La risposta dell'interlocutore è già mai, perché vi è una coscienza morale che vi induce a non commettere mai il male quand'anche non vi sia la punizione. È curioso come non molti anni dopo rispetto a Chateaubriand, nel Papà Goriot, romanzo classico, l'apologo ritorni e l'interlocutore risponde altrimenti dicendo: sì, lo premerei quel pulsante, anzi sono già il 13° mandarino cinese, no? Ecco, la globalizzazione funziona esattamente secondo questa duplice e sinergica modalità dell'anello di Gige e del mandarino cinese. Noi quotidianamente mandiamo a morte mandarini cinesi senza nemmeno volerlo, proprio come i mandarini cinesi, perché vi univo col processo, oggi mandano a morte noi. Quando quotidianamente acquistiamo merci comodamente assisi a casa davanti al nostro schermo,
premendo quel pulsante non stiamo forse in molti casi mandando a morte i mandarini cinesi? Acquistiamo merci sgargianti, fantasmagoriche, esotiche spesso, le cui tracce però finiscono remotamente nel sangue di chi le ha prodotte e di cui noi non abbiamo contezza. Ma di più, quando anche avessimo contezza, avremmo veramente a cuore le sorti di quelle persone? O non si crea forse, mediante i processi di globalizzazione, come distanziamento del vicino e avvicinamento fallace del lontano, non si crea forse una sorta di indifferenza generale, quella stessa indifferenza in forza della quale, quando accadeva quel che accadde a Sarajevo, o quando accadde pochi anni dopo a Belgrado quel che accadde 1999, che sta accadendo in Ucraina oggi, in fondo si trattava di sventure lontane con cui forse potevamo provare un piccolo brivido quotidiano leggendo la pagina del giornale, poi il brivido finiva voltando pagine essenzialmente. La sventura lontana genera attutimento delle sensazioni, genera indifferenza. E in qualche modo ciò che si determina in quella frase, anch'essa così utilizzata e anch'essa così deresponsabilizzante, che è il voler bene all'umanità. Voler bene all'umanità è una delle frasi più deresponsabilizzanti che esista. Voler bene all'umanità significa non voler bene a nessuno, significa astrattamente voler bene a un pensato che non ha né anima né corpo. Voler bene significa voler bene, come proprio dei sentimenti, al nome proprio. Il voler bene va da un nome proprio, il mio, a un nome proprio, può essere plurale, di più persone, può essere della comunità con cui ha a che fare, ma non può mai essere il voler bene a un pensato generale, specie se si tratta del pensato generale massimo, l'umanità. Se preferite potremmo dire che il solo modo concreto di voler bene all'umanità è voler bene a quella parte di umanità con cui abbiamo quotidianamente a che fare. Questo è il solo modo di voler bene all'umanità. Ce lo insegna già quel Rousseau di cui solitamente si dice essere stato l'inventore dell'apoftegma del mandarino cinese, ma che non si trova, diciamo, nel suo testo, ma nell'Emilio Rousseau usa un'immagine interessante. Dice che il cosmopolitismo astratto del voler bene all'umanità è molto spesso un alibi per disinteressarsi alle sorti del proprio vicino di casa. La globalizzazione genera esattamente questa dinamica di indifferenziazione, una indifferenziazione che sia su un piano metafisico una sorta di venir meno dei confini e delle differenze, dei confini metafisici che fanno sì che una cosa sia questa e non l'altra, che distingue le cose. La globalizzazione è una sorta di indistinzione globale, la incapacità di distinguere le cose. Heidegger lo chiamava il groviglio in cui tutto diventa indifferenziato, in cui si produce una dinamica specifica che gli metteva a tema, quella per cui ciò che è a noi vicino diventa automaticamente lontano e ciò che è lontano diventa fintamente vicino a noi. La globalizzazione è, da questo punto di vista, distanziamento del vicino e allontanamento e avvicinamento del lontano. Pensate anche solo a quelle trappole diaboliche che sono le reti sociali, che sono il paradigma della globalizzazione da un certo punto di vista. Voi consacrate parte del vostro tempo a persone sparse per il mondo che mai incontrerete e che, per quel che ne sapete, nemmeno esistono magari, e sottraete tempo alle persone che vi stanno accanto. Crea questo meccanismo diabolico connesso alla globalizzazione. Ecco, quello che sta avvenendo oggi su scala cosmopolitica, è il caso di dire, è il paradigma di Gige e del mandarino, una violenza immane che si dispiega quotidianamente e che al tempo stesso resta senza risposta. Nei vecchi conflitti, fossero essi conflitti di religione, fossero essi conflitti fra gli stati nazionali,
fosse esso il conflitto di classe della modernità, c'era sempre l'incontro dello sguardo fra il servo e il signore. Il conflitto scaturiva e si svolgeva mediante l'incontro dello sguardo. Ma cosa accade quando sparisce lo sguardo, sparisce il conflitto concreto e resta solo la violenza nei suoi effetti? Questo è quello che sta avvenendo oggi nella globalizzazione. Che senso ha scendere in piazza a protestare sindacalmente quando le decisioni vengono prese non a Roma, ma forse a Bruxelles, forse a Washington, in maniera del tutto delocalizzata? Resta puntualmente senza risposta, paradossalmente. Globalizzazione implica esattamente questa dinamica per cui si rimuove il centro politico, si perde il centro, si pluralizza fintamente, ma al tempo stesso sparisce in realtà il centro. Questo è il paradosso dei paradossi. La violenza resta senza risposta, resta una violenza invisibile, che si vede solo nei suoi effetti. Ecatombe di lavoratori, di piccoli imprenditori, di artigiani, che sono costretti mediante un vero e proprio economicidio a perdere la vita senza nemmeno avere di fronte a sé la possibilità di additare il nemico che cagiona tutto ciò. Questo è il paradosso della globalizzazione, come violenza immanente, una violenza che scaturisce direttamente dai rapporti sociali e economici che si instaurano. Questa è la novità assoluta. È un bilancio di guerra. È un bollettino di guerra costante. Provate a immaginare, posso rubarti un istante, io purtroppo ho questo chiodo fisso sulla testa che mi gira da parecchio tempo, 8.000 comuni in Italia, 8.000, rendiamo plausibile un suicidio all'anno in più della media precedente, uno, sono già 8.000 persone causate da questa crisi, chiamiamola crisi, ma non è crisi. Ci sono paesi, città come Milano, come Brescia, come Bergamo, come Roma, che avevano anche 10 suicidi al mese dal 2011 al 2015, in quei 5 anni. Ho provato a fare due conti. Ma quale campagna in Russia? Quale donna? Noi abbiamo buttato in questi 10 anni non 300-400 mila vite, di più, in un piave di sangue che nessuno vuole notare. E sono andati, e sono le famiglie a fianco, l'indifferenza. Per questo io dico sì, non è che ce l'abbiamo con la globalizzazione, non ce l'abbiamo con la globalizzazione, ce l'abbiamo con la balcanizzazione, l'indifferenza. La globalizzazione è una brutta bestia, ma se disogniamo l'indifferenza verso il vicino, verso la capacità di essere paese, e perdiamo la capacità di esaltare le nostre peculiarità, che sono uniche, sono quelle per cui ci cercano in tutto il mondo, industrialmente, artigianalmente, artisticamente, siamo a Firenze. Quindi l'indifferenza va sempre vinta, e superata con un'analisi singolarmente fatta su ciascuno, per poi poter anche a sua volta affrontare la globalizzazione con lucidità, per la bestia che è. Vorrei ora fare un piccolo excursus su Belgrado 1999, che forse è l'apice della balcanizzazione avviata già prima, come dicevo. Quel che accade a Belgrado resta ad oggi il paradigma forse del modus operandi della mondializzazione dei mercati. Belgrado nel 99 era una meta già designata per i bombardamenti, si era già deciso da tempo di aggredire Belgrado. Belgrado era stata la città in qualche modo di riferimento dell'area balcanica, era in qualche modo l'unica realtà, forse realmente quella della Serbia, che non era ancora totalmente piegata ai processi della mondializzazione. Era uno stato socialista in fondo la Serbia ancora. Non era più la Serbia di Tito, la Jugoslavia di Tito, era un'area però con una forte influenza
socialista, potremmo forse definirla un modello di socialismo patriottico, ancora basato sull'identità culturale, ancora basato su un riconoscimento di una comunità sociale con diritti forti. Era già stato deciso di distruggere, di polverizzare quell'area. Una delle cifre della balcanizzazione è il ridurre aree che un tempo erano solide a polveriere pronte a esplodere. Ecco, nel 99 si decise di bombardare Belgrado e si ricorse all'exemplum classico della reductio ad Hitlerum. Ci voleva un nuovo Hitler a Belgrado, di modo che il bombardamento già preorganizzato potesse legittimarsi come bombardamento umanitario in nome dei diritti, della democrazia, occultando il proprio vero volto di bombardamento imperialistico. Sulla copertina di uno dei nostri rotocalchi quotidiani comparve il volto stilizzato di Milosevic, raffigurato come un novello Hitler con il baffo e con il titolo Hitlerosevic. Ecco che allora si poté bombardare direttamente, e la guerra imperialistica passò per una guerra di liberazione, essenzialmente, con tutto quello che ne scaturì. Ciò che molti non sanno è che ad oggi, nell'area bombardata nel 99, in Kosovo, c'è la più grande base militare americana d'Europa, Bold Steel. Quello era il vero obiettivo di quel bombardamento: destrutturare un'area, abbattere un governo non allineato, secondo la cifra di quella che è stata definita a ragione la quarta guerra mondiale, quella scaturita nell'89, dopo la terza, la guerra fredda, la guerra che la potenza neoleviatanica del dollaro ha dichiarato a tutti gli stati non ancora allineati e resistenti rispetto al modello unico. La Serbia di Belgrado era ancora uno di questi, che ancora resisteva nonostante la balcanizzazione già avvenuta, e quindi in quanto tale doveva essere destrutturata, cosa che avvenne nel 99 negli anni seguenti. Ora, fatto questo piccolo excursus, torno a volgere lo sguardo alla nostra realtà europea, che in effetti si sta balcanizzando non solo per i già rievocati processi di crisi e di terrorismo, ma anche per la rinascenza di una conflittualità generalizzata che da tempo non si vedeva in area europea. Oggi assistiamo a una microconflittualità nascosta dietro l'apparente pace garantita dall'Unione Europea, ma che in realtà rivela un ritorno in auge del conflitto, di un conflitto che ancora una volta si mostra primieramente come economico e non come militare. Pensate solo, in antitesi rivendicata con quanti asseriscono che l'Unione Europea protegge dalle guerre, pensate anche solo al rapporto che realmente sussiste oggi fra la Germania e la Grecia. Un rapporto di conflittualità che tale non si mostrava più fin dai tempi della scellerata volontà nazifascista di spezzare le reni alla Grecia. Solo l'Unione Europea è riuscita a spezzare le reni alla Grecia. Questo è il paradosso di questi processi, senza sparare un missile, senza sparare un colpo di bazooka, semplicemente con le leve del debito, dello spread, con l'ingegneria economica del liberismo, secondo i dispositivi della cattura legati al debito. Potremmo dire, variando con Clausewitz, che l'economia è la continuazione della guerra con altri mezzi. Potremmo variare così la formula di von Clausewitz. Ecco, oggi esattamente questo è il paradosso. L'Unione Europea è stata la realizzazione grandiosa di un processo di americanizzazione insieme di balcanizzazione. Fin dagli anni 70 c'era, in qualche modo stava emergendo la consapevolezza che si erano fatte troppe conquiste in senso sociale e democratico. C'erano studi strategici specifici proprio in questo senso. Adesso non vorrei entrare nello specifico, ma
non vorrei nemmeno troppo essere chiaro in questo senso, ma già dall'inizio degli anni 80 c'erano precisi studi strategici in ambito europeo che prefiguravano questo quadro, ero presente, li battevo a macchina, brutta cosa, ma purtroppo venivano fatti. Anche negli anni 70 vi fu un importante documento intitolato The Crisis of Democracy, commissionato dalla Trilateral e firmato poi da alcuni intellettuali destinati a diventare stelle nel firmamento degli intellettuali allineati con l'ordine dominante, dove la tesi fondamentale di quel testo è che vi era troppa democrazia ormai. Sono state tali e tante conquiste in senso sociale, tramite i conflitti di classe, tramite le rivendicazioni, che occorreva invertire la rotta, procedere de-democratizzando gli spazi del mondo e segnatamente quelli europei. Ciò avvenne essenzialmente con l'Unione Europea, dal mio punto di vista. Se posso permettermi un inciso su questo tema, l'Unione Europea nasce come volontà generale già dal dopoguerra. È interessante l'aspetto, un aspetto che spesso viene taciuto, che la forza che più si oppose a ogni idea, le forze che più si opposero inizialmente a ogni idea di unione, di quella che poi sarebbe stata l'Unione Europea, erano tutte forze del quadrante sinistro, il Partito Comunista di Togliatti in primis, Nenni, i socialisti, erano contrarissimi all'idea di un'Unione Europea perché già avevano presagito chiaramente che Unione Europea avrebbe significato perdita dei diritti sociali, avrebbe significato smarrimento della sovranità nazionale e passaggio sotto le insegne dell'atlantismo, chiaramente. Era la stessa forza con cui si opponevano alla NATO in quegli anni. Curioso vedere che i nipotini responsabili di Togliatti e di Nenni oggi siano i primi a sostenere i processi di europeizzazione, di integrazione europea, di sovranazionalizzazione, che sempre deve essere ricodificata come de-democratizzazione. La sovranazionalizzazione oggi è sempre una de-democratizzazione degli spazi reali. Ecco, questi pensatori, uomini politici, avevano colto questa dinamica. È interessante, vi sono discorsi parlamentari interessantissimi in cui Togliatti dice testualmente che il cosmopolitismo è un'ideologia borghese che non c'entra nulla con il patriottismo che invece caratterizza le classi lavoratrici, che hanno interesse a organizzarsi all'interno della loro nazione e di conquistare lo Stato per difendere i loro diritti. Lo stesso Nenni non è meno radicale nel sostenere queste tesi. Eppure prevarrà poi, soprattutto direi da Berlinguer fino ad arrivare al nostro presente, una linea europeista che non c'entra nulla con il comunismo di Togliatti e di Gramsci e che invece trova, come oggi trova, il proprio riferimento nel manifesto di Ventotene. Un manifesto che è dichiaratamente antifascista, sì, con la stessa forza con cui è dichiaratamente anticomunista. Un manifesto liberal, potremmo dire. Liberal. Che in maniera ragionevole per il tempo pensa che il solo modo per evitare il risorgere di conflitti sia il cedere la sovranità nazionale a un'entità più grande che garantisca. Il paradosso di quello che è avvenuto è che questa cessione di sovranità ha comportato non già potremmo dire levitare il conflitto, come ricordavo prima, ha generato invece nuove conflittualità e di più ha favorito quel processo di de-democratizzazione a cui facevo riferimento, nella misura in cui la democrazia ceduta dai singoli stati sovrani nazionali e dai popoli non è stata riconquistata su scala più grande come popolo d'Europa, è stata ceduta a entità private sovranazionali che nessuno ha votato e nemmeno visto in faccia in molti casi, che hanno agito sempre solo de-democratizzando lo spazio nazionale. Il paradosso è interessantissimo, questo aspetto credo della storia europea. Il paradosso era essenzialmente quello per cui le costituzioni nazionali
erano incompatibili con l'allargamento illimitato del mercato capitalistico. Il caso della Costituzione italiana ne è l'emblema. La Costituzione italiana fa riferimento, frutto dell'incrocio fra esperienze diverse naturalmente, ma fa perno sull'idea di uno Stato che è ancora in grado di porre un argine all'economicizzazione integrale in senso capitalistico della vita. Questo è il punto. Fa riferimento a spazi di democraticità, di socialità. Ora, in nome delle Costituzioni, e segnatamente nel nostro caso in nome della Costituzione italiana, mai si sarebbe potuto produrre la balcanizzazione che oggi si è prodotta, la pauperizzazione crescente e post-democratica, vorrei dire, della realtà in cui viviamo. Occorreva in qualche modo scassinare le Costituzioni, gli Stati sovrani nazionali, e rioccupare in senso antidemocratico esplicitamente i loro spazi. Ora, per farlo, il primo tentativo fu quello del sistema monetario europeo. Tramite questo sistema si poneva un vincolo esterno rispetto ai singoli stati sovrani nazionali, secondo un modello che sarebbe stato poi in concreto quello dell'Unione Europea. Era un piano di volo, potremmo dire, il sistema monetario europeo. Con l'Unione Europea si è trovato lo stratagemma, l'escogitazione per aggirare le Costituzioni. Per aggirare le Costituzioni come? Tramite un vincolo esterno, quello dell'Unione Europea, che in qualche modo forzava il dibattito parlamentare, la vita democratica dei paesi, e si poneva come superiore sempre. E al tempo stesso deresponsabilizzava i politici, che potevano scaricare su questo vincolo esterno scelte che in realtà erano chiaramente ancora una volta in senso neoliberista. Addirittura nel silenzio pressoché generale, senza dibattimenti parlamentari, è stata approvata di fatto la costituzionalizzazione dell'Unione Europea. Questo è un aspetto interessante, la costituzionalizzazione dell'Unione Europea. E non è certo un caso se ancora recentemente, storia del 2016, si sia tentato di scardinare la Costituzione italiana. La stessa costituzionalizzazione dell'ebito o dell'entro nei parametri del pareggio di bilancio. Non può essere messo in costituzione un pareggio di bilancio deciso da un'entità esterna alla sovranità del paese, come una rinuncia di sovranità pazzesca. È come se noi avessimo tolto tutte le frontiere dalla sera alla mattina. Un paese deve avere il diritto di... vabbè, è un altro discorso. È un altro discorso, ma credo che sia intrinsecamente connesso con quelli che abbiamo svolto finora, perché effettivamente nel suo senso generale l'Unione Europea così come oggi, qui sta l'assurdità di ogni discorso che dica ci vuole un'altra Europa, bisogna riformare l'Unione Europea. L'Unione Europea è riformabile per il semplice fatto che non è qualcosa di imperfetto, è perfetta dal punto di vista che realizza appieno gli obiettivi per cui è stata pensata. Quindi non conosco realtà più perfetta in realtà dell'Unione Europea, che in quanto tale non è riformabile, deve essere destrutturata per riconquistare spazi di democrazia che abbiano il fondamento della sovranità economica, monetaria, come luogo della possibilità per un popolo di fare le sue politiche sovrane, democratiche. Evidentemente, però appunto la balcanizzazione stava esattamente in questo processo di distruzione delle nazionalità, di imposizione di un modello coatto che è stato realizzato appieno. Del resto ritorna con una certa enfasi, direi da una decina d'anni a questa parte, e in maniera più intensa negli ultimi tempi ancora, l'idea che in qualche modo vi sia troppa democrazia, per cui quando un popolo sceglie qualcosa che non piace alle elite finanziarie, viene continuamente ricordato che il popolo non può essere considerato colui che decide, perché non è competente. E in fondo Mario Monti, che all'indomani del Brexit commentò
dicendo che c'era un abuso di democrazia, formula curiosa, no? Un abuso di democrazia. E questo tema ritorna con una certa enfasi, no? Quando dalla Germania ci ricordano insegneremo, i mercati insegneranno agli italiani come votare, no? Torna insistentemente questo aspetto sul quale ora non mi soffermo perché ci porterebbe molto lontano, però era semplicemente per dire che la balcanizzazione sta avvenendo anche secondo questa china specifica, vorrei dire, che si sta realizzando, per cui ecco, credo che occorra affrontarla in tutta la pluralità delle sue manifestazioni. E forse una delle risposte su cui io imploro sia veramente posta la massima attenzione, la consapevolezza, prima di tutto, la consapevolezza e soprattutto l'attenzione a che non accadano più cose come quelle come sono già accadute sostanzialmente. La consapevolezza è fondamentale in questo senso. Sapere che non bisogna accettare che l'indifferenza prevalga su di noi. Dopodiché la globalizzazione, tutto il resto avrà un ruolo secondario, ma se siamo consapevoli che possiamo essere tutti cittadini di Sarajevo e tutti quanti possiamo diventarlo domani mattina. Questa è un po' la chiave della serata, la consapevolezza, non accettare mai di dare niente per scontato. Questo secondo me. Sì, chiuderei con una citazione che trovo tematica di Bertolt Brecht, il quale diceva che bisogna adoperarsi per non trovare normale ciò che accade sempre. Bisogna abituarsi a non trovare normale ciò che accade sempre, perché la dinamica oggi in atto, gestita dai difensori dello status quo, è quella di trasformare l'inimmaginabile in plausibile e poi il plausibile in necessario, in qualche modo fisiologico, no? Con un passaggio abbastanza evidente che in qualche modo rende naturale l'innaturale e normale ciò che normale non è in verità. La globalizzazione ha prodotto anche questa dinamica, per cui credo che oggi sia evidente l'esigenza di consapevolezza, cui tu giustamente ci convocavi, ma anche credo sia necessario prendere coscienza che la sovranità resta lo spazio della democrazia. È un tema difficile da far passare, perché tale e tanta è stata l'opera manipolatoria gestita dall'elite finanziaria e dal suo clero di accompagnamento intellettuale, giornalistico, accademico, che ormai la sovranità nell'opinione pubblica è divenuto un concetto negativo, paradossalmente. Sovranismo è il modo delegittimante con cui viene ostracizzato chi ancora non voglia rimuovere il fatto, peraltro riportato anche dalla nostra Costituzione, per cui vi è una sovranità che appartiene al popolo, il quale la esercita non facendo ciò che passa per la testa, ma attenendosi alle regole della Costituzione. Questo è il punto fondamentale. Servono autorità in grado di dimostrare che la Costituzione ha un valore fondamentale, da non permettere alle persone o comunque qualsiasi interesse di inventarsi degli interessi locali, degli interessi diversi. Cioè, fondamentalmente, se c'è un vuoto di potere, la gente ci dà delle risposte e se le dà quasi sempre sbagliate, proprio perché manca di consapevolezza, ma è costretta. Questo è fondamentale, che ci siano delle risposte chiare a livello governativo, a livello democratico soprattutto, ma che non permettano agli altri di darsi risposte veloci. Perché la storia ci pone sempre di fronte a problemi sempre più complessi. La semplificazione delle risposte è sempre la chiave più facile dell'indifferenza. Dare risposte veloci a problemi a cui non vengono date risposte a livello proprio di Stato. E lo Stato qui deve riappropriarsi del dominio del territorio, deve riappropriarsi
dei suoi cittadini, ma in termini di diritti e anche di doveri, ma deve farlo. Non può essere assente, come si vede oggi, camminando con i piedi per terra come facciamo noi, perché è assente sostanzialmente dappertutto, per cui questo dobbiamo in qualche modo perseguire, richiedere che ci sia una, non richiedere, pretendere soprattutto uno Stato che faccia valere l'identità di paese. Sì, se avete qualche domanda adesso, se volete fare qualche domanda a Diego, potete tranquillamente farla. Sì, la faccio io. Vai. Vieni qua, alzati. Ecco, molto interessante, molto giusto anche questo discorso è stato fatto stasera. Ecco, però io chiedevo una cosa. È possibile individuare una ricetta, magari non semplicistica, ma semplice, e al di là della consapevolezza giustissima di cui ci ha parlato, una ricetta per muoversi in maniera pratica, per agire sia a livello aggregativo che individuale per cambiare questa situazione? Anzitutto direi che la prima forma di resistenza è quella che resiste al deserto nichilistico che avanza, rovesciando il modo di pensare dominante. Credo che sia quello il primo compito da fare, quindi chiamando le cose con i loro giusti nomi, quindi come si è anche il nostro piccolo cercato di fare, e poi di valorizzare i momenti di resistenza rispetto ai processi in atto, individuando il nemico. Ogni discorso di resistenza deve individuare un nemico, se no non può procedere. Chi è il nemico allora oggi? Dobbiamo chiedere. L'offerta. L'offerta. Ma io direi che il nemico è determinato in ambiti diversi. In ambito metafisico è il nichilismo relativistico, direi, primo punto. In ambito geopolitico è la monarchia del dollaro, che è quella che appunto sta imponendo su scala planetaria la propria egemonia. In ambito economico è il liberismo capitalistico. In ambito antropologico è l'individualismo. Il giornalismo non direi in generale, perché ci sono anche giornalisti non allineati, direi che in ambito culturale è il pensiero unico dominante, che è quello che in larga parte viene vincolato anche sui giornali, certo.